Oggi, 25 aprile 2020, 75 anni dopo quel 25 aprile del 1945, dopo 75 anni dopo quel giorno della liberazione dell'Italia dall'invasore tedesco e dal fascismo, quel giorno in cui nacque solennemente la nostra democrazia. Tutti abbiamo negli occhi, per averlo visto in tanti film, in tanti documentari, quelle colonne partigiane che entravano cantando nelle città liberate, accolte da un popolo che festeggiava, che suonava, che festeggiava la libertà, un popolo che percepiva quasi sulla pelle, dopo oltre 20 anni, la felice sensazione della libertà e della pace ottenuta. Io credo però che non si comprenda fino in fondo quell'entusiasmo reciproco delle colonne partigiane e delle folle se non si tengono a mente due elementi. Il primo, che la guerra che era finita era stata per l'Italia una guerra totale, cioè una guerra che aveva colpito indistintamente i nostri soldati e le nostre popolazioni. I nostri soldati erano stati impegnati e sacrificati su tanti fronti, dalla Grecia all'Africa del Nord, alla Russia, sul territorio nazionale. E gran parte delle nostre città erano state bombardate, alcune rase al suolo. Quindi l'entusiasmo nasceva su tante macerie materiali e morali. Un altro elemento che va considerato è che dai giorni della Resistenza era nata progressivamente una consapevolezza nuova, una consapevolezza diffusa, cioè la consapevolezza di essere partecipi d'un secondo risorgimento, un risorgimento che era fatto finalmente da operai, contadini, professionisti, dirigenti, e non come il primo risorgimento solamente da elite e da patrioti. Anche nel secondo risorgimento, in quel secondo risorgimento, il motivo principale era la riunificazione democratica del paese. Insomma, era il grande sforzo di coinvolgere in una direzione unica quel vento del nord, quel vento della resistenza che Pietro Nenni aveva invocato, con quel vento democratico del sud rivendicato da Aldo Moro nello stesso periodo, tra il 43 e il 45. E in effetti proprio nel laboratorio della Resistenza, che quel 25 aprile festeggiava se stesso, era nato uno spirito unitario che accomunava forze molto diverse tra di loro, diverse per strutture, diversa per ideologie, diversa per fini. Aveva coinvolto quel laboratorio forze diverse in ordine ha un obiettivo comune, un grande obiettivo, quello della nascita di una Repubblica italiana, quella di definire una Costituzione, nella Costituzione uno Stato democratico, plurale e sociale, uno Stato antifascista ma anche antitotalitario, uno Stato fondato sui diritti individuali e sui diritti sociali. Insomma, uno Stato che si raffigurava, si esprimeva, si fondava su un desiderio e su un obiettivo di giustizia sociale. Ecco, questo non solo ci fa capire l'importanza di quel 25 aprile 1945, ma ci fa capire anche l'importanza della celebrazione di oggi. Oggi come allora dovremmo essere indotti
a tener conto sempre, in ogni momento, delle nostre differenze, dei nostri modi di pensare diversi, di quella pluralità che la nostra Costituzione garantisce, ma dovremmo essere uniti verso obiettivi comuni. Quegli obiettivi comuni che forse negli ultimi decenni sono stati tralasciati, poco considerati o non considerati affatto, ma che oggi le urgenze di questa situazione pandemica, di questo nostro trovarci di fronte a un obiettivo che non conosce disuguaglianze sociali, ebbene questo nostro trovarci in queste condizioni deve farci inventare un grande nuovo obiettivo comune. E qual è questo nuovo obiettivo comune? È sempre quello del 25 aprile 1945. L'obiettivo di crescere in una condizione difficile, come era quella del 45, di ricostruire in una condizione difficile una nuova democrazia, individuando dei fini, che erano anche i fini da allora, per combattere uniti. Ed erano i fini della salvaguardia dell'individuo, della società, del lavoro. Fini che sono urgenti, soprattutto per le nostre nuove generazioni, per i giovani, che oggi trovano molto difficile ritrovarsi in una identità comune, nell'essere italiani in Europa, nell'essere italiani nel mondo. Ora quindi, come quel 25 aprile, l'impegno si riapre con la stessa forza e con la stessa, e fidandosi della nostra stessa capacità. Auguri per questo 25 aprile.